Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un Jabra Wave, adesso procediamo all'unboxing. Come potete vedere dal punto di vista dell'analisi della confezione, il box è compatto, la finestratura permette di vedere il vostro nuovo auricolare, il cartone alla base sembra di buona qualità. Per quanto riguarda poi la finestratura, la potete notare da voi che insomma è più che sufficiente per dare poi ampia visibilità al prodotto. La parte inferiore della vostra confezione contiene poi l'insieme di accessori. Come potete notare da voi, questa è la guida rapida. Nella parte in cima ci sono poi le istruzioni essenziali sulle quali noi faremo il nostro solito video ormai dedicato a come realizzare il pairing con questo auricolare. Per quanto riguarda altri accessori, trovate il caricabatterie micro USB, ottima cosa. In uscita da 180 mA e 5 volt, collegabile ovviamente alla presa a muro. Mio consiglio è non utilizzare caricabatterie con potenza superiore, in questo caso, soprattutto per quanto riguarda poi l'uscita in mAh, perché con l'uscita micro USB un po' tutti sparano fuori il segnale elettrico a 5 volt. Vi sconsiglio, ecco, solo di utilizzare quelli che buttano fuori 2 ampere anziché 0,18 A, come in questo caso, solo perché con eccessivi amperaggi rischiereste di bruciare prima del tempo la batteria integrata nell'auricolare. All'interno poi trovate anche dei gommini, come potete notare, per andare a regolare al meglio poi l'indossabilità del Wave. Trovate un pacchettino con le istruzioni compatte e un memo sulla garanzia. Ora andiamo a tagliare, vedete ci sono poi due blocchi qui e qui, quindi dovete prestare un minimo di attenzione nel rimuoverli. Eccoci qui, questo è l'auricolare che avete sicuramente appena acquistato, così come lo trovate appena spacchettato. Come notate è molto molto sottile, è un auricolare che portate poi appeso dietro l'orecchio e l'audio viene sparato direttamente nel vostro padiglione auricolare attraverso questa estensione, che come potete notare è particolarmente flessibile, pertanto sarà anche poi confortevole da inserire appunto all'interno del vostro orecchio. Questo è il microfono, quindi da questo lato percepisce chi parla e soprattutto ascolta anche i rumori di fondo, così da sopprimerli al meglio durante la telefonata. Sarà poi ovviamente nostra cura provarlo, insomma, e sapervi dire le nostre impressioni. Così, primo impatto, la leggerezza si sente. Per quanto riguarda poi la flessibilità dell'estensione dedicata al trasporto dell'audio all'interno del vostro orecchio, mi sembra di buon livello. In ogni caso l'unboxing termina qui, non abbiamo altro da mostrarvi, sarà mia premura provare l'auricolare in questione e poi a breve insomma fare una recensione finale.
Per quanto riguarda questo e altri video, vi invito a iscrivervi al canale così da non perderveli. Per il momento vi saluto, ci vediamo a brevissimo con il video dedicato a come realizzare il pairing, così per completezza di informazione. Per il momento vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzino.